Signore viene, iniziamo questa catechesi, pregando la grazia del Signore, il dono dello Spirito, lo facciamo per intercessione di Maria. Normalmente quando facciamo questi incontri in chiesa, li facciamo precedere dal rosario, dal santo rosario, perché senza preghiera tutte le nostre intenzioni, le buone intenzioni sono vane. Raccogliamo l'intensità della nostra preghiera che avremmo fatto in chiesa con il rosario, in una preghiera alla Vergine che a me è molto cara. Una preghiera bizantina che normalmente si dice la, no, la sera prima di come per noi fosse la compieta, Regina nostra, benevolissima speranza nostra amica degli orfani ed avvocata dei pellegrini, gioia degli afflitti, protettrice degli oppressi, guarda la nostra miseria, guarda la nostra pena, aiuta noi impotenti, nutri noi pellegrini, tu che conosci la nostra miseria liberaci poiché tu lo vuoi, noi non abbiamo altro aiuto che te, né altro conforto che te, o Madre di Dio, conservaci e proteggici nei secoli dei secoli. Amen. La preghiera molto profonda, che grida l'intercessione di Maria come Madre, tutta la nostra povertà, la nostra debolezza, davanti ai problemi della vita, davanti alle nostre miserie. Queste catechesi ruotano sempre intorno all'Eucaristia per comprenderne la profondità, ma tutto questo non può esulare dai passi che stiamo vivendo in questo momento particolare, quelli che la liturgia segna per noi, che sono i più importanti. Vedete come le stagioni hanno ognuna le proprie caratteristiche, la propria caldo, freddo, i frutti della terra, ancor di più la liturgia. Segna con profondità la vita del nostro spirito. In questo momento ci stiamo preparando alla venuta del Signore, il Natale. Innanzitutto dobbiamo combattere contro un clima che vuole fare del Natale una festa che dimentica le sue radici di grazia, non una festa del buon sentimento, perché il sentimento non basta a dare alla nostra vita ciò di cui abbiamo bisogno. Guardate quanti dolori intorno a noi, in noi, quanti dolori. L'avvento ci spalanca la presenza di Cristo nel Natale, che è un dono reale di grazia. Cristo viene, vieni, Signore. Il Signore viene. Il Signore viene a portare grazia, conforto, luce, pace. Un dono inestimabile di bene, quanto ne abbiamo bisogno? Altro che un sentimento. Molto di più, un abbraccio vivo di amore che strappa la nostra vita dalla schiavitù del male, dall'oscurità della morte. Tutte le nostre afflizioni e miserie vengono spazzate via con la grazia del Signore che nasce e rinnova questo dono. Non ricordiamo qualcosa del passato? Mandono che rinno si rinnova, vivo. Io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo e il Signore ce lo ricorda proprio attraverso la sua natività, attraverso la sua nascita, che ha inaugurato questa presenza, che niente e nulla mai potranno strappare da questa terra. Solo la nostra distrazione. Ecco perché ci dobbiamo preparare, ecco perché dobbiamo preparare il nostro cuore. E lo abbiamo visto nella liturgia queste settimane preziosissime bellissime hanno risuonato due voci potenti quella di Giovanni Battista che ha preparato le vie del Signore ma dopo di lui lo richiama in fondo il profeta Isaia al capitolo 40 Isaia dice una voce grida non è un sussurro non è una vocina leggera mielosa è un grido è un grido un grido ti sveglia ti fa sussultare un grido ti scuote dal sonno dal torpore è un grido nel deserto preparate la via al signore questo deserto siamo noi. La nostra vita è un deserto. La nostra vita non porta frutto. Se non torniamo a Dio, la nostra vita è un deserto. Possiamo accumulare tanti beni, avere tanto successo, ma senza Dio la nostra vita è un deserto. E lo vediamo in noi e intorno a noi, quanta insoddisfazione. Colmata forse da tanta presunzione. Siamo pieni di noi stessi, pur con intenzioni buone e pie. In questo modo non c'è spazio per Dio. Questo è il deserto della nostra vita. Dobbiamo riconoscere che la nostra vita è un deserto. Nel deserto preparate la via del Signore questo grida questa voce, Signore vene, preparate la via. Vedete, forse non è successo, ricordo quando ancora parecchi anni fa venne il Papa, Giovanni Paolo II, beh, il Papa viene, ma quanti preparativi, ricordo che misero posto le strade, prepararono veramente lavori mai visti. Così si vede il Signore. I preparativi perché Lui possa venire. Vedete, se volete ospitare degli amici a casa, è un'aria dice, ma non c'è la strada, è come ci arrivo. Dobbiamo riconoscere che noi siamo in un deserto. La nostra vita è un deserto. Se non prepariamo la via al Signore, il Signore non può venire. Cioè, scusa io voglio venire ma non c'è la strada dove vengo dove mi arrampico siamo in un deserto isolati cosa vuol dire preparare la via al signore appianate nella steppa la strada per il nostro dio la steppa è un luogo impraticabile dobbiamo appianare questa steppa che è la nostra vita perché il Signore possa venire. E spiega, lo aggiunge, ogni valle sia colmata. Cosa vuol dire ogni valle sia colmata? La valle. Non pensiamo a certe valli belle, dolci, pensiamo piuttosto a un fosso, uno sprofondo. E questo rappresenta in maniera chiara il peccato. Perché quando c'è il peccato nella nostra vita si crea proprio una voragine, un abisso. Perché il peccato ci sprofonda verso il basso. Gli inferi. L'inferno è ciò che sta in basso, più basso di tutto. È il nostro peccato che dobbiamo eliminare. Non è il nostro potere. Ma questo vuol dire riconoscere i nostri peccati, la conversione, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore. Ma qual è il nostro peccato? Guardate quanto è urgente avere chiarezza su questo, pregare Dio con insistenza, con forza, con tenacia, perché il Signore ci converta perché possiamo riconoscere i nostri peccati, guardate, ben più del Covid, c'è una malattia spirituale che ci sta portando alla morte, che il non riconoscere più i nostri peccati, non abbiamo più peccati, non pecchiamo, piuttosto sentiamo dolore per tante situazioni che ci affliggono, che sono croci, ma non sono peccati. E tutto questo ci trascina la morte la morte spirituale la lontananza da dio guardate possiamo fare un test per capire a che punto è la nostra vita spirituale più siamo sulla via della salvezza questa via questa via che Isaia ci richiama più riconosciamo che abbiamo bisogno di conversione. Più ci convertiamo, più l'urgenza della nostra conversione è viva, forte, il dolore per i nostri peccati è sempre più vivo, perché la grazia della fede ci permette di conoscere con profondità, limpidità e verità ciò che noi siamo davanti a Dio, cioè nulla. Nulla noi non ci facciamo da soli. Questo vuol dire colmare le valli, spalancare il cuore a Dio che è tutto il centro della nostra vita. Meno più siamo lontani da Dio. Più il nostro cuore è cuore arido, più viviamo in una sorta di acquiescenza in cui non sperimentiamo e non sentiamo il dolore per la nostra povertà, la nostra miseria. Preghiamo, però tutto questo non ci dona la pace, vedete, diventa come un sentimento esteriore di tranquillità che nasconde una miseria infinita. Guardate, noi subiamo la mentalità del mondo in una maniera che non immaginiamo. Un mondo lontano da Dio, quel mondo che non ha accettato Dio, come dice San Giovanni, che non ha accolto Dio, che preferisce restare nelle tenebre. Perché? Per non affidarsi a qualcuno più grande di noi. Crederci ancora padroni di noi stessi. La luce viene nelle tenebre, ma le tenebre non la accolgono, non l'hanno accolta, non la accolgono. E il mondo ci fa crescere, credere di essere padroni di noi stessi. Guardate, se non siamo vigilanti, se non lavoriamo, come dice Isaia, per spianare, colmare questi sprofondi, questi abissi della nostra vita. Non è che noi rimaniamo godiere in una situazione neutrale, assolutamente no. Senza che ce ne accorgiamo noi retrocediamo, sapete? Non è che se noi stiamo fermi rimaniamo dove siamo, no, indietreggiamo perché il mondo è così potente che ci trascina. Dobbiamo immaginare, avete presente, quando capita in tanti in diversi aeroporti, capita che... Sapete, ci sono le scale mobili per salire e scendere, hanno inventato invece delle passerelle dove tu siccome devi, devi camminare tanto siamo diventati dei pigri. Allora invece di camminare ti metti su questa passerella e tu cammini, stai fermo ma cammini. O lunghe passerelle in piano. Bene, noi dobbiamo immaginare che il mondo in cui viviamo, in cui siamo immersi, se noi stiamo fermi, c'è un tappino che ci porta indietro, ci trascina nell'abisso. Se non vigiliamo, vigilate, ricordate uno dei gridi forti dell'avvento, vigilate, vigilate, state svegli. E qual è il peccato più grande? La radice più vera del peccato, la nostra lontananza da Dio. Questo è il peccato che ci porta alla rovina, la nostra lontananza da Dio, l'essere pieni di noi stessi e vivere come se fossimo i padroni di noi stessi. E questo è il peccato che dobbiamo colmare perché altrimenti il Signore non può venire. Vuole venire a noi, vuole abbracciarci con un amore infinito ma trova davanti a noi un abisso che è la nostra miseria. Questa è la nostra conversione. Tornare a Dio con tutto il cuore, unica fonte di bene, unico nostro bene, secondo il primo comandamento, il più grande, il più importante. Amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze noi stessi, perché Dio è tutto, Dio è la vita, Dio è il fondamento di ogni cosa, Dio vivo e vero. Come possiamo vivere lontano da Lui? come un tralcio che secca, questo è il peccato, questo è lo sprofondo che permette, che non permette a Dio di venire, di illuminare la nostra vita. Chiediamo questa grazia, è la conversione. Quanto è urgente. Guarda, è proprio come il figlio al prodigo che ritornò in se stesso e tornò dal Padre a chiedere perdono. Padre ho peccato contro il cielo e contro di te. Guardate questa cosa enorme. Pensate, se c'è una cosa evidente, che niente e nulla. Guardate, qui non, ci, non si tratta di essere cattolici bravi credenti, ma di essere uomini. L'evidenza più enorme, che è un macigno infinito, che non possiamo cancellare dalla nostra vita anche se siamo atei. Adoratori di Satana, non possiamo negare che noi non ci facciamo da soli, noi della nostra vita non decidiamo nulla. Dove, come, quando nascere. Eppure viviamo come se tutto questo non contasse nulla. Padroni di noi stessi, ci illudiamo di essere i padroni di noi stessi dimenticando che prima o poi tutto ci verrà strappato. Questo è l'abominio in cui viviamo, intorno a noi, e che è la radice più potente, decisiva, ultima della nostra povertà, della fragilità della nostra vita, perché è una radice di menzogna. Tornate a me con tutto il cuore laceratevi il cuore, non le vesti. Guardate questa cosa, eh? è dilagante, è quel dilagare dell'iniquità intorno a noi. Tutto il resto è una conseguenza drammatica di questa abominio che è la radice, che non si tratta di essere cristiani, ma proprio di negare, guardate nell'antichità, quante menzogne anche nella storia ci vengono dette. In antichità il peccato più grave, che era proprio quello della ibris, come dicevano i greci, cioè dell'orgoglio di colui che vuole farsi Dio, lo per perché hanno ucciso Gesù, tu che sei uomo ti fai Dio, ma lui era Dio. Per noi, questo è diventato un'abitudine: viviamo come padroni. Io sono mio, noi non siamo nostri, non possiamo aggiungere un giorno alla nostra vita. E tutto della nostra vita diventa come un imbastire, una menzogna per coprire questa falsità, e non c'è pace. Guardate, l'ideale supremo in cui caschiamo è quello di fare della nostra vita qualcosa di allegro e spensierato. Questo è il mito dilagante e imperante: la vita come qualcosa di allegro e spensierato. Ero oggi a far speso e ho incontrato Saturnina, carissima amica nostra dottoressa. E mi raccontava. Scioccata di come alcuni suoi... Insomma, poi chi conosce Saturnina sa che ha una corteccia dura, ma sottolineava con forza come alcuni suoi pazienti malati di Covid. Poi sono guariti. Mi ha detto rivisto una persona giovane. 28 anni è uscita fuori, è guarita, ma l'ho rivista. Sembra un vecchio, come altri che comunque sono guariti, ma presi da una depressione fortissima, dice Don Giorgio. Questi non dormono, stanno in piedi tutta la notte. Bene, il dolore è per questo. Pensiamo ai nostri amici cari. E di fianco c'erano alcuni che si preoccupavano, ma dove andiamo a passare l'ultimo dell'anno? La morte intorno a noi è tutto, facciamo finta che tutto va bene. È come dice un poeta: è come il canto di ubriachi che vanno al patibolo, un canto bellissimo, allegro. Voi fate programmi come se non doveste morire mai, diceva un padre della Chiesa ai pagani del tempo. Voi fate programmi come se non doveste morire mai e vi divertite come se doveste morire il giorno dopo. Questa allegria spensierata è come una bellissima coperta che copre un cadavere. Scusate le parole forti, ma... Basta col sentimentalismo, oppure la verità che ci fa guardare con dolore la nostra vita, e ci spalanca all'unico, che con forza, non come un sentimento, con forza il risorto, viene, viene, viene Cristo il risorto. Tremate, o mortali, l'Eterno si è destato dalla sua dimora. Ma se non prepariamo il nostro cuore con umiltà, riconoscendo i nostri peccati, che ci siamo allontanati da Dio, Lui non viene, non può venire. Signore, abbi pietà di noi. Questa è la radice del peccato. Scusate le parole forte, ma leggevo di. Un sacerdote che doveva prendere possesso di una parrocchia, diceva, io vengo per servire gli ultimi e per il bene di tutti. Siamo noi gli ultimi, tutti, tutti, e il servizio che viene è dato è il tornare ad adorare Dio. C'è troppo tra di noi un buonismo che parla di carità e amore agli uomini, ma dimentica che questa è solo una conseguenza dell'amare Dio. Del resto lo diceva Santa Veronica, la carità, intesa non come virtù teologale, dice la carità verso il fratello. Senza l'amore di Dio è cosa morta. La carità più grande. E testimoniare, adorare, vivere colui che è risorto da morte, ci strappa dalla schiavitù del peccato, questa è la carità. Il resto è cosa morta, anche se diciamo che ci vogliamo tanto bene, ma diventa un'impostura. Torniamo a Dio con tutto il cuore ad adorarlo. Come diceva San Giovanni Paolo II, se non torniamo a inginocchiarci davanti a colui che è morto e risorto per noi, presente e vivo nell'Eucarestia, nulla ci salva. Ed è questo l'abominio intorno a noi. In alcune chiese è vietato inginocchiarsi. È vietato inginocchiarsi. Noi non conosciamo più Dio, la sua grandezza, la sua infinita misericordia. Chiediamo al Signore la grazia della conversione, perché la sua venuta non è un sentimento, ma una presenza viva che invade l'anima quando si riconosce la presenza di Dio, non il riflesso dei nostri pensieri su Dio, ma la sua presenza infinita, il cuore si colma e riconosce la propria miseria, si colma del primo dono dello Spirito Santo che è sparito, il timore di Dio. Timore di Dio intride, tesse e Tutte le scritture, l'Antico Testamento, che non è la paura di Dio, ma è riconoscere davanti a Lui. Quando lo riconosci vivo e vero, non i tuoi pensieri su di Lui. Siamo senza parole per la sua infinita grandezza, maestà, bellezza, tenerezza e amore. Lo attestano tutti i mistici quando riconoscono Dio. Pensate anche solo a Santa Veronica un sentimento vivo e doloroso della propria nullità davanti a Dio. Ed è lì che l'abbraccio di amore che il Signore dona spalanca, un'esperienza viva che niente e nulla possono descrivere, non i nostri pensieri su Dio, convinti di aver capito tutto, mentre in realtà ci guardiamo allo specchio, dopo averci ben agghindati come se fossimo dei padri eterni. Tremate, o mortali, l'Eterno si è destato dalla sua dimora. Appianate nella steppa la strada per il nostro Dio, ogni valle sia colmata. E feca questo, continua Esaia, ogni monte e colle siano abbassati. Cosa sono i monti e i colli? le alture, le alture sono il simbolo dell'orgoglio, perché sono alte, ma sono uno all'altissimo. abbassare monti e colli vuol dire abbassare il nostro orgoglio, sconfiggerlo, ed è dilagante, questo orgoglio di cui parlavamo, la presunzione di essere padroni di noi stessi, di giudicare tutto e tutto. Allora, cosa vuol dire l'orgoglio? Innanzitutto, guardate, dire a Dio quello che deve fare. Quante volte ci caschiamo, ma perché abbiamo capito tutto di Dio, quindi sappiamo cosa deve fare. Non è che andiamo a dirgli quello. È quello che in continuazione gli chiediamo, quello che ci abbiamo a cuore, ma che non è secondo la sua volontà. Ora impariamo da Maria. L'orgoglio si sconfigge non con i sentimenti, ma nell'obbedienza alla sua volontà. Questo lo dimostra. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Questo vuol dire accettare. Le prove le fatiche della vita tutto ciò che ci affligge per i quali preghiamo dio che ci liberi guardate sono le stesse cose marito con la moglie i problemi sul lavoro i problemi di salute problemi con parenti e vicini guardate vi ricordo santa veronica Auto modo in questi ultimi tempi, di scoprire questa santa profondissima. Bene, racconta nella sua vita che a un certo punto eleggono la nuova Superiora. Per una monaca di clausura, era Clarissa, a Città di Castello, avere una Superiora non so come dire in un paragone, ben più che una moglie un marito, o un vescovo per un sacerdote. Un'autorità che decide. guardate, non ab... Questi. Un... spesso in parola, una volta al mese o la settimana facevano un capitolo in cui ogni suora pubblicamente doveva dire le proprie colpe, e la superiora poi dava gli indirizzi o addirittura anche dei castighi. Bene, viene letta come superiora una che a Santa Veronica, attenzione, lei già aveva, come dire, esperienze mistiche, la conoscevano, si cominciava a far conoscere, aveva delle. Figlie spirituali, bene, viene letta una che non la può vedere, una sua nemica. Viene letta. Questa, diciamo, tutte queste singolarità. Bene, sapete che succede? Confortata dal Padre spirituale, santa Veronica decide di fare un digiuno indeterminato a pane e acqua. Il Padre spirituale consente, diventa obbedienza. Bene, cosa fa la Superiora? La mette in cucina, a cucinare, per tutto il giorno. E lei racconta le battaglie. Cosa avremmo fatto noi? Eh no, signore, questa suora è una disgraziata. Quella superiora, l'avremmo detto male, peste e corna. Invece la mia umanità si ribellava. In una maniera violenta. Ah, dice, e sapete cosa dice Santa Verona? Sì, la mia umanità, quella che San Paolo chiama la carne, nostro istinto, peccato originale in noi, che con, grande facilità, con grande facilità assecondiamo nell'orgoglio. Bene, lo dice, ah, senti ripugnanza per pane e acqua. Mentre devi cucinare le cose buone per tutti gli altri e c'hai la repulsione, ah sì? Ti lamenti? Allora, peggio ancora, digiuno senza nemmeno il pane, solo acqua. E insomma, così a botte dure, piano piano si piega la volontà di Dio. La volontà di Dio. Finché non accettiamo. Tutto ciò per cui ci lamentiamo, tutto ciò per cui sentiamo ripugnanza, diciamo Signore, sia fatta la tua volontà, lo accetto per la mia conversione, per il perdono dei miei peccati. Non avremo mai pace, questo vuol dire abbassare i colli, le montagne dell'orgoglio. Dobbiamo riscoprire l'umiltà, che è una virtù che ormai non se ne parla più, non se ne parla più. Guardate, sapete cos'è la nostra fede in realtà? La nostra non è una fede come virtù teologale, dono di Dio. La nostra fede in realtà è una brutta copia di, come dire, di io porto la Juve, io porto l'Inter, io porto la Roma. Questa è la nostra fede, io porto Gesù Cristo. E ci comportiamo esattamente come un fervente tifoso della sua squadra. Questa è la nostra fede. E non c'entra nulla con la vera fede in Cristo Gesù che è seguirlo sulla via della croce in umile obbedienza. Non per fare la nostra volontà perché abbiamo capito tutto sulla Chiesa. Chiediamo la grazia della conversione, questo vuol dire spianare i colli, Signore, siamo pieni di noi stessi, abbiamo dimenticato te e non c'è pace, non c'è pace, guardate, vi auguro, se permetterete a Dio la grazia dello Spirito, l'intercessione di Maria, di aprire una fessura nei vostri cuori, vedete proprio come... Quella luce che vedete dietro di me, che dalla finestra scende davanti all'Eucaristia, così può penetrare una luce infinita del nostro cuore, basta averlo, aprire una piccola fessura. È come sentire una ferita, Signore, pietà di me, pietà di me, pietà di me. Guardate, in questa trappola spirituale ci si casca con facilità. Cosa che vi consiglio: lasciate perdere internet, lasciate perdere le pagine Facebook. Guardate, sto conoscendo tanti amici che si stanno perdendo, chiamano la Chiesa, fedeli al mandato apostolico, ma pieni di una presunzione per cui capiscono tutto e giudicano tutto e tutti, soprattutto pieni di profezie. Vedete, lo abbiamo letto domenica. San Paolo, nella prima lettera del Tessalonicesi, dice non spegnete lo spirito. Non spegnete lo spirito. Quindi, tanta presunzione oggi, hanno eliminato quell'equilibrio che per millenni hanno sostenuto la Chiesa, proprio per non disprezzare, non spegnere lo Spirito, non disprezzare le profezie, quell'equilibrio tra il Magistero e la Mistica. Appunto, le profezie che, Signore, scegliendo gli ultimi, ha parlato, rivelato la Madonna, i Santi, hanno parlato. Gesù attraverso queste persone, pensiamo ai tanti mistici, questo equilibrio si è rotto. E questo cosa vuol dire? Che da un lato c'è chi deve verificare questo che ormai esclude perché la mistica viene messa da parte, ma da un lato c'è il fatto che ormai la mistica in alcuni prende il sopravvento. Io sentivo alcuni che parlano e dicevano: no, Guarda, quello che dice un mistico vale più di quello che dice il Papa, la Chiesa e il Magistero, che non è assolutamente vero. San Paolo dice non spegnete lo spirito, non disprezzate le, le profezie, ma dice vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono, vagliate ogni cosa. E questo spetta all'autorità della Chiesa. Chi guida la Chiesa ha bisogno del sostegno della mistica. Di questo spirito che parla attraverso la profezia, ma la profezia ha bisogno dell'autorità della Chiesa per essere sostenuta con vigilanza. Voglio farvi un esempio. Ogni tanto perché dico questo? Perché ogni tanto vedo qualcuno che dice: cioè, Don Giorgio, ho letto alcune profezie, alcune cose che ci vengono dette e si cade nel terrore, minacce di purificazione, eventi terribili. Questo per orgoglio, perché pensiamo di sapere, di possedere. E questo non ci aiuta. Confidiamo in Dio, vedete, faccio un esempio. Ascoltavo qualche mese fa, mando un amico alla profezia di un ma un prete simpatico, canadese, bello simpatico, è quest'uno che da, sin da giovane parla con gli angeli, li vede, e ogni tanto c'è queste esperienze mistiche. E raccontava che diceva, diceva, guardate, visto questa esperienza, verrà presto una crisi terribile, eh, di oscurità, di carestia. Fate la confessione generale, che vuol dire fare tutta la confessione della vita, una cosa molto seria che ti richiede tanto tempo. Eh, fate provviste in casa. Lasciate perdere i soldi perché non serviranno più a nulla. Fate provviste. Questo doveva accadere, ma proprio lo dice preciso, no? quindi come dire un'ecatombe, cioè, doveva accadere a ottobre. Questi sono i falsi profeti. Per carità, persone buone, ok, ma Santa Veronica che vedeva la Madonna, i sani non vedivano, lei era tormentata perché era convinta che tutto questo fosse opera di Satana, il Signore la teneva nell'oscurità, questi sono i santi. Quindi non lasciamoci abbindolare per orgoglio, per presunzione. Siamo umili, confidiamo in Dio, nella Chiesa. Affidiamoci alla Vergine Maria. Questo è di rabbassare l'orgoglio. Pensiamo ad aver capito tutto e pare che Dio ha ritratto il suo braccio e tutto stia andando alla deriva. Per dobbiamo pensarci noi a sistemare tutto. Quanta confusione. Questo è perché. i nostri colli invece che abbassarsi si innalzano confidiamo in Dio con umiltà con semplicità quindi lasciamo perdere queste cose lasciamo perdere internet certe pagine facebook cancellatele non sono affidabili se proprio volete guardate vi dico proprio con moderazione magari ascoltate per esempio radio maria e la rassegna stampa di Radio Maria, che non è stupida, è equilibrata, certe volte acuta. E un motivo in più è stato, vi ricordate, è stata, Livio non è uno stupido. E è stato linciato sui media perché ha detto alcune cose, segno ancora di più della sua bontà. Anche da qualche teologo molto alla moda. Discernimento e semplicità, confidando in Dio. Confidiamo in Dio. Coltiviamo l'umiltà. Cosa ha guardato Dio e Maria? L'umiltà della serva. Non la bravura, la forza. Guardate, in tutto questo ci aiuta, ci illumina a spalancarci la presenza di Dio. Proprio un inno gregoriano, un inno, un canto gregoriano straordinario, secolare. Cieli che si canta proprio in avvento e riprende proprio dei brani di Isaia, o cieli stillate come rugiada dall'alto, e le nubi facciano piovere colui che rende giustizia è l'attesa del Signore, l'attesa. Guardate. Questo tempo di avvento ci prepara la venuta di Cristo del Natale, ma ci prepara la venuta definitiva, l'ultima venuta. Il Signore viene per chi lo attende con amore. Con amore, questo è ciò che dobbiamo risvegliare nel cuore, l'attesa del Signore con amore. Non dobbiamo incentrarci tutto su noi stessi, ma confidare in Dio l'atteso, l'amato. Questo di attendere Dio con amore. La Chiesa da sempre ha atteso Cristo con amore. Quando la vita della fede inaridisce, questa attesa di Cristo è totalmente dimenticata, come adesso non. non c'è più questa sera. Ma signori, Signore vigilate perché non sapete il giorno e l'ora. Quando la fede è viva. L'attesa della sua venuta è fortissima. Ricordo santi, ma anche. io Ricordo per esempio la mia forza, don Giussani. Era, aveva un sentimento fortissimo in questa venuta del Signore: Il Signore viene, Vieni, Signore Gesù, Vieni, Signore Gesù. E ripeteva sempre quella frase, spesso. Ma quando Cristo tornerà, troverà la fede sulla terra, sembra descrivere questi tempi. Quando la fede è viva, l'attesa di Cristo, della sua venuta definitiva, è viva, il Signore viene, siamo vigilanti. Quando siamo pieni di presunzione, questa attesa non c'è più perché siamo pieni di noi stessi. Stillate o cieli dall'alto, come rugiada, le nubi facciano piovere colui che rende giustizia. Nei rascaris domine, non adirarti, Signore, non soffermarti sulla nostra iniquità, si misericordioso. Ecce civitas santi facta est deserta, ecco la città dei santi è fatta deserta, è una città fantasma. Siamo noi, noi siamo questa città santa, redenda da Cristo, con la grazia della fede. Diventato un deserto, la Chiesa è un deserto. Non si tratta di fare i profeti di sventure, ma guardare alla nostra miseria davanti all'infinita grandezza di Dio. La tua casa, il tempio santo e glorioso dove ti lodavano i nostri padri, Abbiamo ceduto al male. Siamo diventu... divenuti un panno immondo, siamo caduti tutti come foglie. Guardate, questa è una profezia, come sono vere queste parole per noi. I nostri peccati ci hanno trascinato via come il vento. Ci hai nascosto il tuo volto e ci hai abbandonati in mano le nostre iniquità sono vere queste parole, come riconosciamo noi stessi. Guardo, Signore, l'angoscia del tuo popolo. Manda colui che hai deciso di mandare. Inviaci l'agnello dominatore del mondo. Gesù, è Gesù, l'agnello. Non c'è animale più mite dell'agnello. L'agnello non morde. Guardate struggente, se voi vedete un piccolo agnellino, questo è Dio, nella sua infinita potenza, davanti ai quali tremano i cieli e la terra, viene a noi come un agnello, mansueto, mite, per non impaurirci. L'agnello dominatore del mondo, così mite da farsi uccidere per darci la sua vita. Dal pietroso deserto al monte della figlia di Sion viene perché ci liberi lui dal giogo della prigionia. Siamo prigionieri dei nostri peccati, del nostro orgoglio, siamo schiavi, non siamo liberi, non siamo nella pace, la nostra vita oscura, ma il Signore viene. Consolati. Consolati, popolo mio, presto arriverà la tua salvezza. Perché la mestizia ti consuma? Perché si rinnova il tuo dolore? Ti porterò io la salvezza, non temere. Io sono infatti il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Redentore, colui che ti riscatta dalla schiavitù. Questo è l'amore di Gesù. Allora, perdono, perdono, Signore, torniamo a Dio con tutto il cuore, con uno spirito di preghiera vivo, sincero, vero. E questo vuol dire inequivocabile. Tagliamo i ponti col peccato. Tagliamo i ponti, chiediamo a Dio che ci liberi da ogni schiavitù. Situazioni irregolari nel matrimonio. Dipendenze dal peccato. Preghiamo a Dio che ci liberi, non che ci giustifichi. Niente è impossibile a Dio. Per tutto questo chiediamo a Dio che ci illumini, ci guidi sulla via de della conversione, doci la sua volontà, inequivocabile, il sacramento della riconciliazione. Confessiamoci, confessiamoci e preghiamo Dio perché queste confessioni ben fatte siano l'inizio di una vita nuova, libera, lieta, piena di pace. E abbassiamo l'orgoglio dei monti dell'orgoglio. Chi si esalta, dice Gesù: il monte si esalta, verrà umiliato. Umiliatevi davanti alla mano potente di Dio. Cosa vuol dire? Accettare la Sua volontà, accettare le prove, le avversità, le ingiustizie subite. E questo ci spalancherà un'esperienza viva della presenza di Dio. La grazia della fede che cresce, una roccia che ci sostiene, nulla ci fa paura. Guardate, questo permette a Dio di dare la grazia della sua stessa vita in noi. L'Eucaristia, noi riceviamo Cristo vivente in noi. Se abbiamo questa fede viva, porta un frutto ineliminabile. È come un seme che germina. Lo dice Gesù. Il regno dei cieli è come il più piccolo dei semi, ma poi se permettiamo di farlo crescere con la fede, con la preghiera, l'obbedienza alla volontà di Dio, l'amore, il perdono, genera una pace infinita. E allora non temeremo alcun male. Può scatenarsi in noi l'ira dell'inferno, ma non può nulla davanti a questo dono. Nulla, questa è la vittoria, già il trionfo pieno del cuore immacolato di Maria per chi conquista fede si spalanca con fiducia a Cristo vivo e presente. Se il Signore sta permettendo questo dilagare dell'iniquità, è perché vuol mostrare a tutti al mondo come quei pochi, perché è così, eh, non crediamo. Pochi, ma che lo amano con cuore vero resisteranno davanti a qualunque male. Questa è la pace. Allora accogliamolo con amore, ci verrà tolta ogni paura, ogni paura è tolta, paura del futuro, delle minacce, di persecuzioni, calamità, sciagure. Abbracciati dall'amore di Dio, niente, nulla ci può separare da questa grazia, nessuna tribolazione. E allora spalanchiamoci con fede a questo dono. Il Signore viene, allora lo potremo amare, amare ad un amore talmente grande che diventa adorazione. E questo ravviverà la grazia dell'adorazione. Che come quel raggio di luce che spacca la pietra del nostro cuore. Preghiamo. Coltiviamo la preghiera secondo queste intenzioni, la nostra conversione, il perdono dei nostri peccati, il colmare le valli del peccato, quell'abisso che ci fa sprofondare nel nulla, nell'abbassare l'orgoglio, l'umiltà nella volontà di Dio, docili al suo amore. Credetemi, non abbiate paura. Lasciate dominare il Signore nella vostra vita, non è uno qualunque, Dio sa cosa c'è nel vostro cuore, Dio vi ama, è onnipotente. Niente è impossibile a Dio. La grazia della nostra fede non è leggere un libro, la Sua parola nasce dalla Sua presenza che ci parla, non solo ci parla. Ma vive in noi perché nel rosario ogni volta facciamo la comunione spirituale e ci riclamiamo a questa grazia? Non sono più io che vivo, ma tu vivi in me come l'innamorato. La gioia di un innamorato è vivere e dimorare nel cuore della persona amata come in un giardino, così è Cristo con noi e noi in Cristo. Spalanchiamoci a questo amore. Il Signore viene che questo Natale. Non preoccupiamoci dove andremo a mangiare, con chi, cosa mangeremo, cosa faremo l'ultimo dell'anno. Spalanchiamo il cuore al Signore che viene e Lui ci darà un'esperienza viva di pace. Perché il Signore ci invita alla sua mensa e lì vi garantisco. Vi garantisco che non c'è nessun decreto del presidente del consiglio che vi potrà negare questa grazia: cioè partecipare alla mensa del Signore, il Signore che viene perché lui spalanca qualunque porta, solo noi possiamo chiuderla nella distrazione. Preghiamo, confidiamo in Dio, Signore, convertici al tuo amore. Signore, abbi pietà di noi. Spacca la pietra del nostro cuore. Vieni, Signore, vieni. Re di giustizia e di pace. Dio, Dio l'Eterno, davanti ai quali tremano i cieli la terra, ci ama di un amore infinito, vuole, desidera come un amato verso l'amata. Venire, abbracciarci, confortarci con la sua presenza. Nasce, ma come nasce Gesù lo mediteremo? In una reggia luminosa? No, in una stalla. In una st le stalle non profumano. Lui è venuto lì per dire, io non ho paura di nulla, nulla mi può fermare, nessuna miseria. Solo l'orgoglio mi tiene lontano. Ruciò lo a Santa Faustina. Allora preghiamo fiduciosi. Preghiamo perché la venuta del Signore spalanchi questa grazia infinita di bene, il Signore ci converte al suo amore. Sosteniamoci nella preghiera, l'adorazione grazie a Dio non sta subendo eh, ritardi. E gli adoratori che si fanno il turno delle sette ore la notte dalle 22 alle 5, Guardate che esperienza radiosa di grazia e di bene. Guardate, la Chiesa ha custodito sempre come un tesoro preziosissimo la preghiera notturna. E lo testimoniano questi adoratori. Preghiamo. Invito a tutti. Partecipate perché l'adorazione spalanca la grazia infinita della misericordia di Dio attraverso l'Eucaristia, segno vivo della sua presenza. Bene, per chi vuole potete sempre contattare i nostri coordinatori, Giulia in particolare, per chi vuole aderire. L'esperienza viva di grazia che ravviva la nostra vita e la nostra fede. E, se Dio vuole, continueremo a sentirci con il rosario. E Avremo un ritiro. Un mese avremo la catechesi, un altro il ritiro. E guardate, il prossimo sarebbe domenica 24 gennaio. Dovrebbe venire, ha dato la sua, guardate, è una grazia grandissima. Verrà di persona. Padre Renzo Lavatori, un grande teologo che ha scritto dei libri memorabili. È famoso soprattutto per alcuni libri sugli angeli e i demoni. E l'ho contattato. Lui è gentilissimo e verrà proprio a parlarci dell'Eucarestia, soprattutto il rapporto tra il ministro e l'Eucarestia, il sacerdote e l'Eucarestia. Però ecco, vedremo come sarà possibile in base a come evolverà il covid. Poi dico che avremo questi ritiri durante l'anno, vi accenno, sono stato un po' presuntuoso, ma per l'Eucarestia avremo anche dei cardinali. Il cardinal Menichelli verrà di persona, in particolare il cardinal Robert Sarà, che è prefetto per la Congregazione della Liturgia dei Sacramenti. Mi ha inviato proprio una piccola meditazione, proprio per noi. Guardate, un dono strepitoso. Un ritiro di questi lo dedicheremo proprio a questa meditazione che il Cardinal sarà ci ha donato. Avremo anche dei teologi, i nosbifizi, insomma, saranno dei ritiri preziosissimi. Preghiamo. Qua viviamo con intensità questo Natale che segni la grazia di una conversione viva, una vita nuova, 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 come solo Dio ci può dare, libera dalla paura, libera dalla schiavitù, lieta nell'amore del Signore. E questo è il dono sotto l'albero, altro che tante ciancotte che poi o ci fanno male perché mangiamo troppo oppure sono dei ciaffi che ingombrano casa. No, è l'amore di Dio che viene, forte, potente, tremate mortali. L'Eterno si è risvegliato dalla sua dimora e viene nel presepio. Viene, il Signore vicino, viene. Preghiamo Maria con forza, preghiamo Maria, preghiamo Maria perché è lei. È lei che più di ogni altro ci spalanca la presenza di Dio. Maria non può esistere da sola. Maria è tutta, 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 tutta nel Figlio. Quando guardiamo a Maria, la nostra madre, a cui intercessione è potente, lei, come un'altra strada, ci porta subito a Gesù. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. E nel Suo amore infinito, Dio Onnipotente e Misericordioso, vi benedica. E ci doni la grazia di spalancare il cuore alla sua venuta, il Signore è vicino. Vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti abbraccio tutti, il Signore è vicino, confidiamo in Dio.